E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ragazzi, oggi grandina come minimo perché sono le 7:05 e sono assolutamente in orario. Ragazzi, niente di tutto ciò era mai successo, quindi per forza adesso dobbiamo pompare, no? Scherzi a parte, come al solito ci ritroviamo qui a capire un po' quella che è la complicata situazione di Bitcoin in questi giorni, in questo periodo, che purtroppo non niente di bullish. Ormai abbiamo perso un paio di livelli importanti e purtroppo questo ha un po' incrinato la situazione macro. Quindi dobbiamo assolutamente tenerlo d'occhio giorno dopo giorno, perché per due motivi. Primo, per chi cerca magari la copertura difensiva short. Seconda cosa, per andare a vedere se magari dovesse arrivare un impulso di domanda importante, dovesse, non lo so, riprendersi improvvisamente. Capire se la ripresa si può definire tale oppure è il classico dead cat bounce, no? Come si suol dire. Quindi quel classico gatto, il rimbalzo del gatto morto, cioè il rimbalzo verde, lo storno verde che dopo un dump di queste proporzioni è quantomeno dovuto, che però purtroppo spesso inganna, cioè fa pensare che potrebbe essere un inizio di recupero, quando in realtà poi si tratta semplicemente dello storno verde prima dell'ulteriore dump. Quindi bisogna fare molta attenzione, non farsi prendere dalle perché se è vero che ieri, i giorni scorsi, quando eravamo in pieno dump, non era il caso di farsi prendere dal panico e svendere in preda al panico, è altrettanto vero, attenzione, che nelle prime candele verdi non bisogna farsi prendere dall'euforia e comprare ciecamente dicendo bene, fine del bear market, ripartiamo subito, perché purtroppo, per quanto io sia il più bullish del mondo, sul lungo periodo, attenzione, sul lungo periodo io sono sempre bullish e sempre lo sarò, sul breve lo ero fino a poco fa, perché ve l'ho condiviso, io sono sempre stato molto bullish, ma dopo quel gigadump che c'è stato, che personalmente non mi aspettavo, purtroppo al momento non riesco più ad esserlo, fin tanto che non recuperiamo alcuni livelli chiave che ho evidenziato sul grafico. Il grafico, come al solito, lo andiamo a vedere, scusate, c'ho ancora le notifiche attive, tac, se no succede un casino. Il grafico lo andiamo a vedere nell'ultima parte del video. Adesso andiamo a vedere un paio di notizie, novità, cose successe nel mondo delle cripto e poi andiamo a ascoltare le vostre domande. Oggi ovviamente focus sul mercato. La maglietta è rossa, il grafico è rosso, i bull glasses ci sono qua, ma non li metto perché sarebbe un insulto. Li teniamo per quando almeno recuperiamo un livello importante. Allora, cominciamo subito con prima cosa, Ray Dalio che possiede un po' di Bitcoin. Il nostro caro vecchio Ray Dalio, che tutti seguono per le sue teorie sui mercati, sulla situazione di estrema bolla, eccetera, eccetera, cioè, insomma, è molto bearish sul dollaro, diciamo, e dice che possiede un po' di Bitcoin. Io sinceramente me l'aspettavo, in parte, viste appunto le sue parole. Comunque, l'ufficializzare questa cosa sicuramente è una notizia che fa parlare, fa scalpore. No, però sicuramente appunto fa notizia. Però al di là di queste cose che hanno importanza fino a un certo punto, una cosa che mi è piaciuta molto è una novità da parte di Binance, il Binance Marketplace. Allora, che cos'è il Binance Marketplace? È una nuova applicazione di Binance stesso che, come dice la parola stessa, sarà un marketplace di beni e servizi. Quindi attraverso Binance, che non so se sapete, non molto tempo fa ha lanciato Binance Pay, quindi il suo portale, il suo processore di pagamenti, una sorta di PayPal made in Binance, e tramite Binance Pay, utilizzeranno, cioè lo utilizzeranno proprio per permettere di pagare beni o servizi sul loro marketplace. Immaginatevi un eBay all'interno di Binance, dove si può andare ad acquistare varie cose per adesso, come vi dirò, cioè non ancora, però la prima sarà prenotazioni di hotel, come vi spiegherò meglio tra poco, pagando in cripto, pagando col saldo che abbiamo su Binance. Per me questa è una figata perché
più ci sono degli use case per le cripto e meglio è. Questo è il mio pensiero, ecco, anche se si tratta di spenderle, di usarle, comunque è sempre un incentivo a farle girare in qualche modo. La partnership con Travala o Travala, non so come si pronuncia, è una partnership già in essere da tempo con Binance, perché Travala accetta i BNB da un po' e adesso si integrerà addirittura con Binance e permetterà di pagare direttamente da Binance con diverse cripto, non soltanto BNB, e quindi questo è un po' il pilota, il progetto pilota del loro marketplace. In seconda battuta, ultima cosa, è partita la pool Mercurial USDC, che io stavo seguendo da un po', la sto ancora seguendo perché in realtà entrare adesso un po' mi spaventa, andare a metterci liquidità dentro, perché a parte che c'è una volatilità fuori di testa e quindi questo significa in permanent loss, e in seconda battuta io stavo seguendo la possibilità in particolare di, aspettate che lo vado a prendere, di shortare il perpetual mentre andavo a fornire liquidità per coprirmi fondamentalmente dal rischio della volatilità del prezzo. Allora, che cosa vuol dire fare questo? Vuol dire che io do liquidità al pool, ne avevamo già parlato un po', però ve lo riaccenno, do liquidità al pool, vado a prendermi l'APY del 190%, che è attualmente del 190%, farmo MER. Quindi se mi interessa andare ad accumulare qualche MER, è una modalità per farlo senza doverlo acquistare, e in seconda battuta, per coprirmi dal fatto che andando a dare liquidità lì dentro io sono esposto al 50% su MER, vado ad aprire uno short contestuale su FTX. Solo che ultimamente, visto che la pressione è decisamente ribassista, molti dei funding sono negativi, quindi a svantaggio degli short. Per questo motivo, secondo me, non è esattamente il momento ideale nel quale andare ad attuare una strategia di questo tipo. Personalmente sto ancora aspettando, sto a vedere un po' come vanno le cose, e in generale la DeFi nei periodi di liquidità non dà il meglio di sé, per via A dell'impermanent loss e B se uno vuole attuare appunto delle strategie di copertura che prevedono per forza di cose l'apertura di uno short, soprattutto laddove non ci sono i future a scadenza, perché in questo caso su MER c'è solo, vedete, il perpetual, purtroppo il perpetual solitamente ha dei funding svantaggiosi perché tutti tendono a shortare nei periodi di dump e quindi c'è un perpetual che costa meno dello spot e quindi gli short pagano per disincentivare l'apertura di ulteriori short. Questo è un po' il discorso. Poi un'ultima cosa che in realtà vi volevo dire prima di arrivare alle vostre domande, mi sono dimenticato di metterlo. Allora, in questo periodo Bitcoin sta dumpando, ok? Siamo tutti d'accordo, purtroppo non è una cosa piacevole, eccetera, eccetera. Però, se uno ha una visione di lungo termine, se uno riflette non dall'oggi al domani, non in quello che sta accadendo in questi giorni, ma una visione d'insieme, secondo voi, cioè, dovrebbe essere contento o scontento? Io faccio sempre questo gioco, no? Questa immaginazione, questo sforzo di immaginazione. Mi immagino tra 5 anni, tra 10 anni, che mi guardo indietro e dico, cazzo, ma cioè, mi conveniva acquistare a 60.000, 100.000 o a 20.000 o ancora meno Bitcoin. Cioè, e pensa che quando era sceso da 60 a 30.000 non ero contento perché lo vedevo dampare. Mentre se uno si immagina appunto in avanti con la prospettiva di lungo termine, perché tutti siamo qui, spero, perché crediamo nel fatto che sul lungo termine Bitcoin performerà bene. Se non lo crediamo, siamo nel posto sbagliato, direi. Non è il caso di investire in Bitcoin, ci potremo speculare e basta. Però molti di noi, me compreso, sono qui un po' per il lungo periodo. Sì, ci divertiamo a fare trading per cercare di avere sempre più Bitcoin, però il nostro obiettivo lungimirante è investire parte del nostro capitale in Bitcoin. Quindi abbiamo tante strategie, abbiamo il ribilanciamento, i piani d'accumulo, tutte queste possibilità per andare a proiettarci in avanti cercando di filtrare quanto più possibile la volatilità del momento, ok? Quindi questo per dire di non schifare i bear market, perché anche se dovessimo andare avanti magari qualche mese, caspita, l'altra volta l'ho detto, lo buttavo lì così in una chiacchierata, non mi ricordo con chi, e diceva no, speriamo di no, che disastro. Ma perché? Cioè, ok, è brutto vedere il tuo portafoglio che si deprezza, però
Se uno nel frattempo ha comunque l'idea di fare dei ribilanciamenti, di andare a continuare il suo piano d'accumulo, se uno sta procedendo col suo investimento a lungo termine, cioè è veramente un cosiddetto no-brainer la scelta tra il preferirlo a un prezzo altissimo o a un prezzo più basso, proprio per un'ottica di lungo periodo. Quindi sfruttiamolo questo bear market. Caspita, se ne vanno un po', se ne va la FOMO, se ne va il sovrapprezzo, scusate, su qualsiasi cosa. C'erano tutte le altcoin che dicevamo sono a prezzi inarrivabili, il grafico è intoccabile, è iperesteso, e adesso finalmente non è più così. Adesso è vero, dobbiamo lasciare sgonfiare la situazione perché non sappiamo quanto può durare e non è il caso di fare l'errore opposto, ovvero urlare compra 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 appena c'è un dump ulteriore, perché altrimenti c'è un po' il rischio di farsi male dall'altra parte. Però quando ci saranno i segni di ripresa, quando finalmente finirà questa ondata correttiva, sarà proprio lì che ci sarà l'opportunità migliore per andare a cercare anche i trade. Poi ripeto, se uno investe, banalmente continua a farlo. Io adesso non vedo l'ora che sia il giorno del ribilanciamento, perché sarà il primo ribilanciamento di quest'anno che mi porterà da liquidità a Bitcoin. Di solito era sempre nel verso opposto, perché saliva, 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 e io vendevo BTC, vendevo cripto per andare in liquidità, per ribilanciare il portafoglio che era spropositatamente sbilanciato sempre sulle cripto. Stavolta sarà l'opposto, finalmente un po' più di cripto in portafoglio. E in ogni caso ci sono anche altre opportunità per accumulare cripto, una delle quali è Bitcashback, che ogni tanto io ve lo scillo perché secondo me ne vale la pena, non costa nulla. È un portale sul quale si può andare a fare i nostri acquisti online e in cambio ricevere un cashback in Bitcoin, tutto lì. Si paga direttamente all'e-commerce, io ci collaboro, lo sapete ormai, mi fa piacere dargli una mano a crescere perché è un progetto italiano, avevo intervistato il fondatore, e soprattutto è una cosa veramente semplice. Loro sono affiliati con i vari e-commerce, prendono una provvigione sugli acquisti e buona parte della provvigione la girano all'utente in Bitcoin, pulitissima come cosa. Non c'è da fare registrazioni particolari, KYC né niente, perché l'acquisto lo si fa direttamente sugli e-commerce, e c'è dentro MediaWorld, Unieuro, eBay, ci sono le farmacie online, c'è Cisalfa Sport che io l'avevo usato recentemente, c'è un sacco di roba, insomma, veramente tanta. E tra l'altro vi scillo anche qua un link, un promo link fatto su misura per me, che in realtà poi ve lo lascio in descrizione sul video su YouTube, che se lo usate per 7 giorni avete il 50% in più di cashback su ogni acquisto. Ve lo lascio qua sotto, ok? Ve l'ho lasciato in chat, ve lo lascerò anche su YouTube. Adesso che Bitcoin sta calando, secondo me è un'idea carina, tanto sono acquisti che uno deve, cioè, comunque fare, non è che dice sa compro la PS5 al MediaWorld così ho il cashback in Bitcoin, no, quello non avrebbe senso. Però se uno deve fare un acquisto, deve comunque appunto acquistare qualcosa, perché non ricevere anche un cashback in Bitcoin? E usando addirittura tipo la crypto.com, la Binance Card eccetera, combo cashback, perché qua si può usare qualsiasi carta, ripeto, l'acquisto è sull'e-commerce stesso, e pertanto facendo la combo super cashback a manetta, pronti per la prossima bull run. Allora basta, qui non ho altro da dire, vi ho lasciato il link, quindi io direi che possiamo procedere con le vostre domandozze. Ormai la parola del giorno è domandozze, quindi io parto dall'alto, eccoci qua. Allora, Travala accetta qualsiasi cripto ormai, sono ossessionati, ah ecco, non più solo BNB, molto interessante. Matic sta salendo perché la DeFi su Polygon sta veramente esplodendo. Matic, ragazzi, è una bomba atomica. Tra l'altro qualcuno mi aveva chiesto come si fa a fare il passaggio da BSC a Matic direttamente. Qualcuno di voi me l'aveva detto giusto oggi, però non so più dove, eccolo qua, forse l'ho trovato, ok, sì, eccolo. Allora vi dico la soluzione che mi è stata proposta per passare da BSC a Matic direttamente senza passare da Ethereum, evitando le gas fee. Si passa attraverso un exchange che si chiama Ascendex, che è il vecchio Bitmax, che
me l'hanno segnalato, quindi non penso sia fuffoso. E fondamentalmente, allora, il passaggio è questo, ve lo leggo. Allora, mando USDT, ad esempio, su Binance o FTX, invio ad Ascendex, converto in Matic e faccio ritira sulla rete Polygon stessa. E poi converto, ovviamente, converto nella coin che mi serve. Quindi Ascendex dà la possibilità di andare a prelevare direttamente su Matic, a quanto ho capito. Questo è più utile sicuramente che prelevare su Ethereum e poi pagare le fee di Ethereum, che in questi giorni sono assolutamente proibitive, per andare su Matic. Purtroppo io non sono registrato, né ho il referral link di Ascendex, quindi non era una scillata che vi volevo fare, lo giuro, è soltanto una comunicazione che mi ha fatto uno di voi e io ve la condivido tale e quale. Se avete dei commenti o qualsiasi cosa da dire, da aggiungere, assolutamente a disposizione. Poi, allora, ma in Italia non conviene, visto che sull'acquisto di beni e servizi c'è il calcolo della plusvalenza. Lì teoricamente sì, è vero, se la plusvalenza, se si supera ovviamente la soglia dei 51.000, altrimenti no, quello è sempre da considerare. Anche perché altrimenti uno appunto ha le sue crypto, stablecoin, fa tutti i giri, cioè usa Binance un po' come una banca, e non dover prelevare, poter usare direttamente Binance per acquistare, secondo me è molto comodo. Ciao Luca, stavo valutando uno staking sul pool Cake su PancakeSwap con uno short di copertura sul Perpetual di FTX. Cosa consigli in caso Cake faccia un per due facendomi liquidare? Aggiungo collaterale o chiudo la posizione e ribilancio metà dei Cake? Allora, secondo me è sempre meglio aggiungere collaterale, perché farsi liquidare è sempre male. Sinceramente io la vedo così, tanto comunque se aumenta il prezzo di Cake tu non è che ci perdi, nel senso tu addirittura quelli che hai farmato li puoi usare loro come collaterali teoricamente, perché sono anche aumentati di valore. Quindi no, farsi liquidare secondo me non è mai una buona soluzione, perché c'è una fee, quindi ci perdi sempre un po' di più. Ciao Luca, cosa ne pensi di Zabaku Inu, nuova coin italiana che sta pompando l'inverosimile? Devo davvero dirvi, cioè, rispondere a questa domanda, dai, fate i bravi. Allora, mi è saltato ancora la chat, niente, ho perso qualche domanda. Farmo Mer è decisamente cacofonico, non mi viene voglia, ce n'è anche troppa di Mer in questi giorni. Siamo nella Mer, esatto, direi proprio di sì. Dunque, ti volevo chiedere, ma mettendo liquidità in liquid swap di Binance ci sono particolari rischi oppure dipende solo dalla volatilità delle cripto? Allora, ci sono due controindicazioni. Uno è una controindicazione, l'altra è da tenere in considerazione. La controindicazione è che c'è l'impermanent loss, quindi se lo mettiamo in un pool che ha una coppia tra due coin volatili, chiaramente si realizza impermanent loss. La seconda cosa è che l'APY che vedete è estremamente volatile, perché è basato sulle ultime 24 ore e quindi è soggetto a variazioni decisamente frequenti, quindi non fidatevi dell'APY, in altre parole, seguitelo per un po'. Se Mer fosse cattivo non ci sarebbero tutte quelle mosche sopra. Esatto, basta, dai, non fatemi più ridere. Allora, ci vorrebbe una bella pool Mer, dai, basta, sono io che devo fare quelle battutacce qui. Dunque, ciao Luke, sono quello del gambling consapevole, grande, sono felice ti sia piaciuta l'idea, infatti lo sto realizzando, e non vedo l'ora di vedere cosa ci insegnerai questa volta. Volendo investire un discreto capitale in stablecoin su immaginocrypto.com, ma temendo l'inflazione bomba prevista da Burry e Dalio sul dollaro, pensi sia più sicuro puntare su True GBP o un mix di varie stable? Grazie mille. Allora, in realtà, guarda, la diversificazione valutaria è sempre una buona idea, a mio parere, però bisogna vedere quanto è fattibile, perché di fatto, purtroppo, l'euro non è ancora ampiamente usato nelle varie CeFi e DeFi, e quindi non è molto a disposizione la GBP, meno che meno, cioè ce n'è veramente poche, ok? E quindi bisogna un po' scendere a compromessi, ecco, spesso il dollaro è il più fruibile. E magari con una piccola posizione, non lo so, in BTC ad esempio, in oro, di solito ci si para un po' dall'inflazione, si va anche a giocare sul portafoglio complessivo in questa maniera qua. In ogni caso,
Gambling consapevole sarà, lo sto preparando con le slide e tutto quanto, tipo mini corso gratuito, classico, sarà la, una, cioè l'obiettivo è questo, non di incentivare ad acquistare shitcoin, che io le detesto con tutto me stesso, ormai lo sapete, credo. Qualcuno mi ha anche detto, ma sei troppo astioso nei confronti delle shitcoin. È vero, sono astioso perché... cioè io detesto vedere che la gente butta via i soldi così, cioè finché uno lo fa con consapevolezza, obiettivo di gambling consapevole, può dire va bene, io includo una parte di gambling intesa come la scommessa, soldi buttati su un qualcosa che ha potenzialità di crescere e la perdita è limitata, si va a cercare anche lì la simmetria rischio-rendimento. Ma quando io vedo gente che prende i soldi e li butta tutti in una shitcoin perché l'ha letto da qualche parte, io non posso fare altro che sclerare, perché cioè la gente veramente poi perde, cioè ci mette un capitale per lui importante pensando di guadagnare, basta. Vabbè, non voglio essere ripetitivo. In ogni caso spero che vi interesserà, perché sarà curioso, vedrete. Ma la Lambo quando si compra? La Lambo la compriamo al prossimo bull market, dai. Adesso per un attimino stiamo ancora con la nostra Panda a metano e poi al prossimo bull market ricompriamo la Lambo. Il tempo è relativo, siamo ossessionati e frettolosi in ogni aspetto della vita. Comprate poco alla volta con PAC senza fretta e senza ansia, ne varrà la pena. Guarda, io sono abbastanza d'accordo, anche perché io mi sono imposto di fare trading solo con una piccola parte del capitale, cioè il 10% della parte in Bitcoin, per un semplice motivo, perché vedevo che se mi facevo prendere troppo la mano dal trading, alla fine ci perdevo di più. Cioè io ho visto che i guadagni più importanti li ho realizzati acquistando e holdando, tutto lì. E è vero, cioè adesso direte ok, facile, perché il mercato è sempre stato rialzista, se fosse ribassista per 5 anni le cose sarebbero diverse, quindi una parte di trading, di difesa, di pronti alla copertura ci vuole per ovviare a queste possibilità, però c'è niente da fare, soprattutto se uno è principiante e non mastica il trading. Non c'è proprio neanche da pensarci un minuto, non bisogna improvvisarsi trader, perché altrimenti si buttano soldi sul mercato regalati ad altri, a chi è più esperto. Mi raccomando, non bisogna avere fretta, non bisogna voler tutto subito, bisogna saper essere pazienti, aspettare queste situazioni. Quando dicevamo che c'era il mercato molto alto, quando dicevamo caspita, fare degli investimenti grossi adesso, fare degli entry adesso è pericoloso perché siamo iperestesi, era perché lo sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata una correzione, ovvio non si sa quando, però molti dicono ma io voglio entrare subito, piuttosto mi addosso il rischio della correzione ma entro subito perché non so aspettare, poi si paga lo scotto con questi dump che ci rovinano completamente il portafoglio, purtroppo. Allora, altra cosa positiva, sono spariti gli shitcoiner del con Bitcoin non guadagni, con Canecoin facciamo il 1000%. E un po' di epurazione ci vuole, ragazzi, non c'è niente da fare. Io sono contento di questo, assolutamente. Dunque, poi qui si parla, secondo me, il Lego Flash Loan, eccetera, secondo me si parla di Pancake Bunny. Io spero che sto bear market duri mesi, così posso pompare il mio pack a bestia. Durante i bear market due cose c'è da fare: imparare a strutturare una strategia sul lungo periodo, se si è acquistato ai massimi imparare dai propri errori, studiare, così si sente meno la pressione della fretta durante i bear market, è psicologico, quando continua a salire uno si sente sotto pressione perché dice cazzo sta salendo senza di me e io sono qui fuori che guardo, quando scende c'è più relax e quindi uno si può concentrare, focus, sullo studio, per prepararsi una bella strategia, impostarla, saperla impostare. Quindi ragazzi davvero approfittatene per studiare e capire, farvi trovare pronti poi al prossimo bull market, farà la differenza, credetemi. Tutti al primo approccio con le cripto perdono soldi, io sono stato il primo, nel 2017 ho fatto tante di quelle cavolate che se ve le raccontassi tutte vi farei morire dal ridere, poi ho imparato e non ho più rifatto gli errori, davvero si matura così sul mercato. Vedo un Luca che ha un piccolo sorriso perché ha scritto che farma merda, basta con sta storia, dai, basta, piantatela. Allora,
Ciao Luca, come si fa uno short di copertura? Puoi farci un video? Che siti posso usare per farlo e con che tipo di strumento? Allora, su Bitcoin io di solito utilizzo i future a scadenza lontana perché sono sovrapprezzati e in questo modo lo short incamera anche quel sovrapprezzo lì, quindi più lo si tiene aperto a lungo e più come dire, si va a mangiare anche lo spread come profitto. Io di solito utilizzo o Binance Futures o FTX, che sono quelli che hanno i future a scadenza più lontana e su cui poi ho la liquidità fondamentalmente, ma si può utilizzare qualsiasi exchange che offre i future a scadenza. Non ha senso farlo sul perpetual perché col perpetual ti vai a prendere dei funding in continuazione e uno short di copertura potrebbe dover rimanere aperto magari mesi, perché serve non per speculare, serve per coprirsi in caso di bear market, quindi nel caso in cui si ripeta un nuovo 2018, per capirci. Quindi l'obiettivo è tenerlo aperto anche a lungo, e tenere aperto a lungo uno short su un perpetual non dovrebbe piacerci, ecco. E quindi niente, questo è un po' il discorso sugli short di copertura. Parlaci dei tuoi errori. Allora, i miei errori sono i classici errori, ragazzi. Cioè, io ho comprato un sacco di shitcoin. Vi dico, per farvi capire, vi faccio fare una risata sulla mia newbaggine del tempo. Mi ero fatto un file, che adesso se lo trovo poi ve lo condivido, su Google Drive. L'avevo intitolato Road to Crypto Millionaire. Era il pieno della bull run 2017 e già mi immaginavo ricco con le mie altcoin insulse in tasca. Avevo fatto il mio file e ogni giorno andavo a convertire dei bitcoin in altcoin a caso, e il giorno dopo avevo fatto più 30%, mi sentivo veramente il re del trading. E poi ci credete che tutto quello che ho guadagnato l'ho perso, sono ritornato esattamente al punto di partenza e addirittura più in basso a un certo punto. E allora ho detto, qui ho capito come funzionano le cose, cioè le altcoin sono investimenti fino a un certo punto. Ho smesso di investire in altcoin a caso perché le guardavo tutte, mi innamoravo di tutti i progetti che esistevano, dicevo wow, bellissimo progetto, guardavo un'altra, wow che bel progetto, via, dentro, e dicevo le holdo da qui alle eternità e diventerò ricco. E ovviamente non è andata così, perché poi quelle altcoin lì non hanno deliberato, sono rimaste aria fritta, quel bel progetto lì è stato superato e basta, tutto lì. Cioè ho imparato a evitare le shitcoin, ho imparato a evitare di fare 10.000 trade, perché poi mi facevo prendere troppo dalla smania di aprire posizioni. Cioè anche aprire troppe posizioni è sbagliato, perché poi uno vuole aprirne una per recuperare la precedente, cioè sempre ti innesca una, come dire, un loop mentale che continua a seguire la volatilità, la speculazione, ti toglie il focus giusto, che invece è quello sul lungo periodo. Secondo me è così, ecco. E dunque, ciao Luca, scusa se ripeto la domanda, cosa dovrei studiare per iniziare a investire in cripto? Allora, innanzitutto dovresti farti un piano di un portafoglio investimenti anche complessivo, non solo cripto, perché le cripto vanno viste sì come un investimento, ma oddio, uno deve anche farsi la domanda, voglio investire tutto ciò che ho in cripto? Cioè, sono disposto a addossarmi così tanta volatilità? Io no, personalmente. Poi ognuno è libero di scegliere per se stesso, ma io sono all'incirca al 30% dei miei investimenti complessivi in cripto. E poi da lì uno deve decidere di queste cripto quali voglio di fatto detenere e perché. Quindi studiare i business model delle cripto, il revenue model. Io ad esempio vi ho condiviso più volte che a me piacciono le exchange coin e le DeFi coin, perché sono quantificabili, cioè divulgano dati come i volumi, le fee pagate e quant'altro, che permettono di capire i ricavi, i flussi di cassa di quelle piattaforme lì, e quindi hanno il loro token, magari fanno i buyback, fanno le distribuzioni di utili. È un modello che si avvicina un po' ai mercati tradizionali, cioè abbiamo un valore in qualche modo quantificabile, cosa che non è possibile su altri token che invece sono un po' fine a se stessi. E quindi quelli sono quelli che preferisco io. Se uno preferisce altri coin, altri token, ovviamente deve farsi il suo studio e allocare il portafoglio. Una volta allocato deve andare a capire come arrivare al target, cioè
uno vuole fare un acquisto unico, babam, dentro tutto e poi tengo lì e poi ribilancio, oppure faccio il mio piano d'accumulo, una variante del piano d'accumulo. Se spulciate i miei video e cercate, adesso farò anche una playlist per gli investitori a lungo termine, ma se cercate i video che contengono le parole chiave, ad esempio appunto investimento, lungo termine, eccetera, ne ho fatti veramente tanti, cioè tanto, ma c'è tanto materiale da consultare, ma vedrete che troverete quello che poi vi interessa e poi studiando quello si capisce un po' e si prende una direzione. Ovviamente non è che vi dico fate così, 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 perché siete voi che dovete capirlo, ognuno ha il suo metodo, la sua propensione al rischio, il suo orizzonte temporale, uno deve studiare le possibilità, io ve le metto a disposizione e poi scegliere. Chiaramente l'onere della scelta deve essere sempre a carico vostro, è importantissimo. Ciao Luca, come va? Che cosa ne pensi di Eagled? Analizzeresti il grafico? Assolutamente sì. Allora, Eagled. Comunque tutto bene, dai, dump a parte, tutto bene. Allora, non benissimo, perché è uscito da questa specie di triangolo, ma io vi dico una cosa, io al momento sono fuori da tutte le altcoin, sono uscito anche da Ethereum, perché molte altcoin hanno, adesso prendiamo BNB per dirne una a caso, andiamo a visionare un po' le altcoin, cosa stanno combinando. Molte hanno fatto, queste sono le copie in Bitcoin, voi pensate già che Bitcoin si è sgonfiato parecchio, ha fatto una leg down. Molte altcoin hanno fatto anche loro una leg down così, ok? È vero, oggi stanno facendo una candela che uno se guarda vede più 12%, dice wow, è finito il dump, ma guardate il grafico com'è, cioè avevamo una struttura di un certo tipo e poi bababam, cioè questo non è, secondo me, non è una situazione in cui andare a cercare dei long, chiaro, speculativi. Io parlo di speculazione in questo caso, perché ci sono stati dei dump estremamente direzionali e quindi per andare a recuperare quello che è il bias di breve bullish, un po' di spinta rialzista, ce n'è di strada da fare, attenzione, bisogna andare a, cioè, a costruire un bottom, a lateralizzare per un po', a ridistribuire la direzionalità, cioè appiattire un attimino, oppure, ripeto, meglio ancora andare a costruire un bottom, ad esempio così, che poi viene rotto. Ma per il momento è tutto molto prematuro, perché c'è stato solo un primo rimbalzo, così come anche su Bitcoin. Io non, purtroppo sul breve non posso essere bullish su Bitcoin perché non c'è motivo di esserlo. Per il momento, questa è speculazione. Sul lungo termine, prezzi più bassi, sono più contento. Speculazione segue i trend. Sono due cose da separare, mi raccomando. Non fate l'errore di dire io sono investitore ma vado a seguire a comprare in basso per vendere in alto. No, se sei investitore investi, se sei trader fai trading. Puoi unire le due cose, ma devi essere in grado di farlo. Mi raccomando, la cosa peggiore che si possa fare è improvvisarsi trader, perché è matematico che si finisce a perdere soldi. Alzi la mano chi non ci è passato. Dai, ci siamo passati tutti, ammettiamolo. E poi o uno impara a fare trading e allora lo rende poi un mestiere di fatto, perché lo utilizza per coadiuvare il portafoglio, altrimenti lascia perdere, investe e basta. Comunque, tornando a noi, alla speculazione qua, secondo me le probabilità sono a favore di un ulteriore leg down su tutto il mercato, Bitcoin compreso, e quindi io mi sto preparando di più a questo scenario in generale. Per prepararmi a questo scenario sto fuori dalle altcoin perché, ripeto, la loro impostazione è tutto fuorché solida, e su Bitcoin sto pronto ad aprire il famigerato rullo di tamburi short di copertura, ebbene sì, per evitare, nel caso di bear market prolungato, di subire un taglio netto del valore del mio portafoglio, ok? Quindi questa è un po' la mia visione, e ovviamente Eagled non fa eccezione perché anche lei ha subito abbastanza il dump. Scusa l'ignoranza del principiante, che cos'è un perpetual? E un perpetual è uno strumento derivato finalizzato a speculare sul prezzo di Bitcoin, perché il valore del perpetual, a differenza dei future, è identico al valore del sottostante, e quindi tu è come se andassi a speculare long o short su Bitcoin stesso. L'unico contro è che hai da pagare il funding, quindi ogni 8 ore o ogni ora c'è una fee che paghi o incassi a seconda se il perpetual vale di più o di meno del sottostante stesso, e per tenerlo ancorato.
Fai un video per rincoglioniti che hanno iniziato da 3 giorni a comprare e buttare via soldi, parlando italiano e valutando che uno che parte non conosce i termini del trading. Allora, guarda, purtroppo non basta un video solo, però se vai a guardare un po' nello storico dei miei video, ne ho fatti abbastanza per i principianti, cioè c'è tutta la parte di trading consapevole dedicata a chi vuole imparare il trading, c'è tutta la parte dedicata all'investimento di lungo termine per chi lo vuole imparare. Scordatevi in un video di trovare il Santo Graal che vi dice quello che c'è da fare, perché lì allora mi sa che c'è un po' di peccato di pigrizia, ecco, bisogna mettersi lì e spenderci del tempo, altrimenti insomma è difficile, cioè ci vorrebbe uno che vi segue e vi risponde alle domande di persona one to one e vi dice che cosa fare, altrimenti l'unica cosa è andare a fruire dei vari contenuti che trovate tutto gratuitamente, quindi voi spulciate il canale e non vi serve altro, davvero. L'obiettivo del mio lavoro è quello, che senza spendere un euro non vi serva altro che i video che potete trovare. Se avete qualche domanda, qualche dubbio, potete sempre farli, mi raccomando. Vi ricordo che uno dei canali dove sono più attivo ultimamente è Instagram, quindi se mi mandate un direct su Instagram io vi rispondo abbastanza in fretta, non a mezzanotte magari, però di solito sono molto molto reattivo, quindi vi mando anche il link del mio Insta, giusto per essere sul pezzissimo, tac tac, vi aspetto lì, mi raccomando, ve l'ho mandato, non lo so, lo rimando nel dubbio, double shilling. Allora, detto questo, procediamo. E riguardo all'inglese, purtroppo sappi che se vuoi imparare l'analisi tecnica, i grafici, scordati di non trovare termini in inglese. Luca, quando ci fai un video sulle DeFi di Polygon? Prestissimo, amici miei, prestissimo. Ciao Luca, come mai oggi alle 19 ho perso mezz'ora di live? Perché oggi mi andava di arrivare in orario, così no. D'ora in poi, visto che adesso hanno riaperto le palestre, hanno cambiato gli orari e tutto, andrò in palestra dopo la live e sarò quindi perfettamente in orario, ragazzi. Siete contenti? Ma perché Binance ha sospeso gli investimenti in DeFi? Perché erano tutti estremamente saturi. Saturi, è tutto pieno. Come sapete, Binance si appoggiava a piattaforme DeFi, ma andava ad allocare solo una certa parte di fondi perché poi andava a saturazione. Adesso si era saturato tutto e quindi le app completamente sospese. Luca, ma onestamente qualcuna di quelle shitcoin oggi ha sfondato, ragazzi, adesso vi faccio ridere, sempre a proposito di errori. L'unica shitcoin sulla quale avevo detto investo sul lungo periodo e poi non è stato così era Chainlink. Io l'avevo acquistata a 28 centesimi di dollaro al tempo, ho ancora lo storico su Binance. E poi l'ho vista scendere fino a 15 dollari, l'ho vista risalire fino a 20 e ho venduto a 20. Non aggiungo altro. Ero molto molto inesperto, è un classico errore da principiante anche quello. Ho visto la prima leg up, ho detto boh, me ne libero, ma non ne potevo più, ero un bag holder di fatto. Se avessi bag holdato a lungo, come avevo previsto all'inizio, a quest'ora sarei molto contento, però non è così. Luca, cosa ne pensi di Ripple e della causa con la SEC? Allora, non ho più visto se ci sono state degli aggiornamenti, ma mi pare che siano sulla strada del rapacificamento, ecco, dovrebbero essersi chiariti e mi pare che la stiano inquadrando non più come una security, vediamo, vediamo. Ma togli quella t-shirt, bellissima t-shirt, la t-shirt rossa, bellissimo, questo è veramente il commento del secolo. Allora, si investe solo in cripto per forza, il mercato tradizionale mi annoierebbe troppo e bisogna fare attenzione però, perché il mercato tradizionale è vero, è meno volatile, però insomma sono dei pro e dei contro, bisogna avere un portafoglio bilanciato, il segreto è quello, perché una volta che si ha un portafoglio bilanciato, cioè immaginatevi di aver investito tutto in cripto, pensate, tutto in cripto, e vi capita il dump che c'è stato in questi giorni, meno 50%. Se avete investito 10 milioni, supponiamo, ovvio non è il nostro caso, ma immaginiamo di aver investito 10 milioni, cioè ti trovi con una perdita di 5 milioni? No dai, facciamo di no. E quindi è il caso di andare a diversificare per andare a tenere una parte, sì, alto rischio, alto rendimento, che sono le cripto, ma anche una parte comunque di cuscinetto che ammortizzi la volatilità, assolutamente sì.
Immaginate di aver investito tutto in cripto, praticamente tutti. È vero, cioè nel senso, io capisco chi vuole investire tutto in cripto, però deve ragionare in questo modo, cioè io mi sto esponendo a un rischio volatilità elevatissimo. Se c'è consapevolezza di questo, ben venga, però uno deve essere consapevole del fatto che il suo portafoglio può anche avere dei tagli del genere nel giro di poco. Bisogna esserne consapevoli, ok? Se uno non lo vuole sopportare, non lo può sopportare perché ha un capitale molto grande, perché ha una tolleranza al rischio più bassa, eccetera, allora deve diversificare, tutto lì. È semplice, tutto sommato. Allora, Luca, per cripto intendi anche stablecoin? No, le stablecoin sono nella parte liquidità. Quindi cripto per me sono cripto volatili, nello specifico Bitcoin, Ethereum, BNB, FTT e DeFi Pulse, basta, quelle lì, DeFi Pulse Index. Ciao Luca, volevo spostare 1000 Matic su Solana, con l'aggiornamento di luglio di Ethereum, Matic ne risentirà in negativo rendendo impossibile un nuovo all-time high o avrà altro potenziale? Allora no, non dovrebbe risentirne Matic dell'aggiornamento di luglio, sicuramente ne risente in positivo Ethereum perché diventa più scarso, diventa meno inondato il mercato, cioè non diventa scarso ma ne vengono erogati meno. E però non è che ti si azzerano le fee, non è quello che azzera le fee di Ethereum, quindi attenzione che c'è ancora molto spazio per i layer 2 e tutte quelle parti lì. Quindi investi anche nel mercato hold, che broker usi? Allora, in parte la mia banca Fineco, in parte utilizzo DeGiro, in parte Interactive Brokers a seconda dello strumento, e la risposta ovviamente è sì. Ma pensi con la maturazione della DeFi le altcoin sono viste come nel 2018? Non pensi che alcune possono essere viste come investimento a lungo termine? Assolutamente, assolutamente sì. Io sono il primo a vederle così, cioè non è come nel 2018, perché nel 2018 c'erano i famosi bei progetti, no? Che a me fa ridere come frase, perché quando uno non sapeva cosa dire... diceva un bel progetto, ok? Che cos'è sta cosa? Un bel progetto, fidati, long term, old, bel progetto. E in realtà era una roba senza senso, cioè prendevano una cosa che esisteva già e dicevano, decentralizzato, e allora un bel progetto. Adesso invece ci sono degli utilizzi concreti, cioè parliamo di protocolli che hanno al loro interno miliardi, utilizzati in maniera concreta. La DeFi, secondo me, è quel ramo destinato più a crescere in assoluto, ne sono fermamente convinto. E quindi ovviamente è diverso dal 2018, c'è un livello di utilità intrinseca estremamente maggiore e quindi io sono assolutamente positivo sulla DeFi. Poi vedevo che facevi alcuni esempi come Chainlink, BNB, Uniswap, DOT, Ethereum, assolutamente pertinenti. BNB è un po' meno DeFi, però BNB è un must have anche lui a mio parere, per altri motivi. Allora, io quasi quasi andrei a vedere un po' di... graficozzi, cosa ne dite? Graficozzi, la hashtag graficozzo. Allora, intanto ringrazio chi si abbona al canale, ricordo che fatemelo shillare, potete abbonarvi se avete Amazon Prime gratuitamente, e è come farmi una piccola donazione per voi gratuita, per l'appunto, quindi vi ringrazio di cuore se lo fate. Dovete rifarlo per ogni mese, non la rinnovi in automatico. Hai mai sentito parlare di internet computer? Sì, al di là che ha un nome osceno, cioè più generico di non so che cosa, è interessante, cioè ancora tutta una promessa, è in stato promessa, un po' come Cardano, anzi ancora meno di Cardano, però è interessante perché ha la particolarità che i suoi smart contract, la cosa che mi piace di più è questa, che i suoi smart contract non costano gas per chi li usa, cioè non paghi per interagire con essi, ma un utente che interagisce con essi virtualmente può anche non avere cripto, paga lo smart contract stesso. È valido, e poi ha il suo layer di consenso tutto particolare, lo approfondiremo in un video dedicato. È un bel progetto, come avrei detto nel 2018. Allora, adesso scherzi a parte, andiamo a dare una guardatina ai nostri grafici partendo da Bitcoin. Allora, come mai non riesco a essere bullish su Bitcoin? Allora, io ero bullish fino a che rimanevamo qua sopra. Io sinceramente mi aspettavo, e non è stato così, però io mi aspettavo che qua si palesasse della gran domanda, ok? Qua, domanda che respinge, faceva recuperare questo livello, allora il mio scenario bullish continuava. Io ero estremamente bullish su Bitcoin, perché
Avevo in mente questo scenario qui, non riuscivo a togliermelo dalla testa. E non è successo, c'è sempre questa possibilità, ok? Non si può mai prevedere il futuro, mai. Anche quando le probabilità per te sono tutte a favore di uno scenario, può accadere anche quello opposto. Quindi bisogna essere pronti anche adesso. E lo scenario che avevo pensato nel caso di bearish scenario, per l'appunto di perdita di questi livelli, era quello, poi una volta sgonfiata la fase di dump iniziale, di andare a cercare lo short di copertura, nel caso in cui rimaniamo comunque un po' qua sotto, perché se adesso andavamo a fare il rimbalzone subito recuperando i livelli chiave, era un falso breakdown e quindi un'opportunità di long. Ma più rimaniamo qua sotto, più volumi si muovono qua sotto e meno la domanda, cioè più la domanda viene subito venduta e soppressa, e più lo scenario si fa bearish, ok? C'è sempre l'asticella delle probabilità che propende da una parte o dall'altra, la fa propendere verso il bearish. In particolare, noi adesso che situazione abbiamo? Andiamo a razionalizzare. Abbiamo perso i 44.000, che era il nostro primo supporto che originava qui. Abbiamo perso i 40.000, il nostro secondo supporto. Siamo arrivati addirittura fino a 27-28.000 per poco, perché lì poi sì che si è palesata domanda e ha assorbito tantissimo. Scusate, lo porto su, altrimenti non si vede la shadow. Ha assorbito tantissimo. Però non siamo riusciti a recuperare nemmeno i 40.000 confermati. Allora, la prima resistenza che io volevo vedere recuperata era 43.000, perché è l'origine dell'ultima fase di dump, della candela peggiore, no? Quella con i maggiori volumi. Origina da qua, da 43.000. Andarla a riprendere i 43.000 significa che tutta questa parte di offerta l'abbiamo assorbita, perché siamo ritornati lì sopra. Chi ha aperto degli short lì si dice underwater, è in perdita, e quindi li vorrà chiudere. Questo crea pressione rialzista. Quella era una situazione che potenzialmente poteva catalizzare uno squeeze, un pump dovuto alla liquidazione di tali posizioni. Purtroppo non è accaduto, proprio perché gli short, i seller, hanno difeso col sangue, con i denti, la loro posizione, andando a confermare l'offerta e andando a impedire il recupero del livello stesso. Di nuovo abbiamo chiuso qua sotto, abbiamo avuto qualche shadow che ha fatto sì che andassimo comunque a dampare, ma non troppo, perché poi le chiusure sono sempre state ragionevoli. Oggi stesso stiamo richiudendo qua. Adesso il range di riferimento è questo qua, rimane questo qua. Abbiamo 36.800 sotto e 43.000 sopra, l'origine del dump, la chiusura della candela del dump. Quello che è accaduto qua sotto è pool di domanda per il momento, perché è durata poco la permanenza qui sotto, il che significa che banalmente qui sotto c'è gente che compra. Quando si scende qua, la gente compra ultimamente con meno vigore, perché siamo riusciti addirittura a chiudere, però comunque già oggi abbiamo recuperato il livello. Quindi chiudere qua in questo interno è già un segno comunque che il primo supporto lo abbiamo trovato. Questo non vuol dire che è terminato il dump, attenzione, perché la direzionalità è ancora fortemente ribassista. Però abbiamo una condizione di stabilità, e questa è una cosa positiva, perché perlomeno si vanno ad assestare i low, si va a vedere dove si sta sistemando la prima ondata ribassista del dump, e si può iniziare a pianificare meglio, perché durante un dump cosa pianifichi? Non sai dov'è il low, non sai dove arriverai, non sai niente, quindi puoi solo tirare a indovinare in preda alle emozioni e fare danni. Adesso che la situazione si sta un attimino stabilizzando, si può riuscire anche a pianificare meglio. In particolare, la cosa che ci interessa è, se non riusciamo a recuperare questo high nel minor tempo possibile, o peggio ancora, se perdiamo quest'altro livello, ci sono ulteriori conferme bearish. E quindi chi è esposto long come me e vuole coprirsi, è il momento di iniziare a ragionare al come. La ricerca dello short di copertura può avvenire o sulle resistenze che andiamo a ritestare in maniera bearish, come questa o anche quest'area teoricamente, oppure con la cosiddetta TWAP, che è la time weighted average price, quindi andare a fare ad aprire degli short per dire da qui a 5 giorni, 6 giorni, visto che lo short di copertura teoricamente lo si apre dopo, cioè alla conferma dell'inversione di trend, che noi potremmo averla data per assodata con la perdita di questi livelli.
Diamo assodata la conferma? Se sì, allora cerchiamo lo short di copertura? Se sì, allora andiamo a fare il TWAP nel momento in cui il dump si esaurisce e inizia la fase di storno, perché la fase di storno c'è sempre. Non è che come quando pompa all'infinito, prima o poi corregge, allo stesso modo quando dumpa, prima o poi rimbalza. Non esiste che va giù, va a zero adesso. Non dumpa fino a zero nel giro di due giorni, ok? Nel frattempo farà un bel rimbalzo, ha perso il 50%, vuoi che non rimbalzi adesso? Sarebbe veramente un disastro. E soprattutto altamente improbabile. Quindi in quel rimbalzo lì, il famigerato dead cat bounce, occorre, se si cerca quella possibilità, andare ad aprire lo short di copertura. Per me è tra quest'area e quest'altra area, questo è il mio target nel caso in cui rimaniamo in questa zona, ok? Short di copertura del 10% circa è la mia intenzione iniziale, perché comunque abbiamo un possibile scenario di top. Questo potrebbe essere diventato un top, e nel caso in cui appunto adesso andiamo a cercare, abbiamo trovato il low, supponiamo, bene, andiamo a cercare l'high, troviamo il nostro lower high e poi io mi aspetto un'altra ondata ribassista. Ci sarà da trovare il successivo low, non è detto che sia qui, potrebbe essere un higher low e allora lì poi già ci sono migliori possibilità, un equal low, un lower low, insomma c'è da vedere, è impossibile predirlo, però andare a beccare il prossimo lower high deve essere l'obiettivo di chi si vuole andare a costruire lo short di copertura, tutto lì, proprio per evitare di costruirlo, di aprirlo in basso al low stesso e per evitare di non aprirlo, perché nel caso in cui uno abbia una posizione importante spot si vede una bella brasata di portafoglio, cosa che è assolutamente sgradevole. E quindi questo è quanto per il ritorno al bullish. Gli scenari sono, allora, in primis un bel recupero di 43k, ritornare qua sopra, ve l'ho detto il perché, assorbiamo tutta l'offerta qui dentro, la intrappoliamo, la mettiamo underwater, la mettiamo in perdita e quindi loro vorranno o chiudere le posizioni oppure, se facciamo un pump, bam, tutti squizzati, tutti liquidati e lì se ne vedrebbero delle belle. Altrimenti il massimo dei massimi sarebbe recuperare questi livelli qua. Cioè tutto il dump, tutto il, se qua avevamo soltanto l'ultima candela, ok, da qua abbiamo tutto il dump stesso, la parte brutta del dump. Se noi andiamo ad assorbire tutta quest'area è fatta, ok, in altre parole è fatta, abbiamo vinto, siamo tornati bullish. Questi sono gli scenari su Bitcoin, non è così difficile, visto? Se invece non si vuole aprire short, non si vuole fare niente, si vuole investire, frega niente del grafico e basta, questi altrimenti sono gli scenari. La prossima continuazione ribassista potrebbe andare a parare, a ritestare i 30.000 e poi il target successivo potrebbe essere l'area 22-24, ok? Qua c'è un'altra area di supporto abbastanza importante, vedete, si era formata qui, abbiamo dal volume profile un po' di liquidità e quindi potrebbe essere il prossimo target della prossima leg down, ma stiamo a vedere. Capitolo altcoin, ve l'ho detto, la situazione Matic fa paura, Matic è allucinante, è l'unica che ha recuperato alla grandissima e che soprattutto non ha neanche fatto un lower low di fatto, perché la sua ultima ondata rialzista era parabolica e oggi ha fatto un più 58% pazzesco, mentre le altre, Yearn anche lei, vabbè, però comunque non è bellissima, vedete che c'è comunque un bel dump e la perdita di un low, quindi molte altcoin sono in questa situazione e sinceramente non le reputo troppo appetibili, ok? Anche quelle che sono le mie preferite, tipo FTT, guardate che dump ha fatto, cioè sì, oggi sta recuperando un po', però in confronto a tutto questo dump non è niente. Lo stesso vale per Ethereum, ok? Ethereum ha creato questo piccolo top qua sopra, io sono uscito dalla posizione qua all'incirca e al momento sì, ha dampato, poi ha ritestato un po' queste aree, adesso oggi c'è domanda e magari andiamo addirittura a violare a rialzo questo cluster 0067, però finché appunto non ritorniamo innanzitutto qua sopra e poi non andiamo almeno a lateralizzare un po',
per assorbire il dump, la direzionalità del dump, è ancora presto per cantare vittoria. Quindi attenzione, andando a riassumere tutto quanto, attenzione a non scambiare il recupero di oggi, il rimbalzo di oggi, per la fine del ribasso, perché potrebbe costare caro. Con questo non vuol dire di perdere le speranze e di disperarsi, perché comunque io sono il più bullish del mondo sul lungo termine, lo sapete bene. Quindi capire qual è il nostro target, il nostro obiettivo, investire, tradare, eccetera, eccetera, e seguire quella strada senza rumore, ok? Se il nostro obiettivo è tradare, adesso la direzionalità è probabilmente ancora ribassista. Andiamo a vedere un po' come si stabilizza in questi giorni sia Bitcoin che le altcoin. C'è da evitare di fare delle corse dentro alle altcoin o a Bitcoin stesso, perché se domani gli gira, prende un altro schizzo e fa un altro dump del meno 20%, vedete le altcoin come ne soffrono. Il pump di oggi è già completamente disintegrato, quindi bisogna sempre immaginarsi anche gli scenari peggiori e non farsi prendere dall'emotività del giorno, dalla direzionalità del giorno, mi raccomando. Detto questo, io ho terminato la mia pappardella, io vi faccio un carissimo saluto, oserei dire. Noi ci rivediamo questo mercoledì, sempre in orario alle ore 19. Sono quasi le 20 ed è ora di andare in palestra, dici benissimo, e infatti ora ci vado, ragazzi, magari vi faccio anche una storia su Instagram dalla palestra, e basta, questo è quanto, ci vediamo mercoledì, state sempre sul pezzo, scrivetemi su Instagram via direct se avete qualcosa da chiedere, e basta, vi faccio un caro saluto davvero e alla prossima!